Coca-Cola rileva una quota di minoranza di Caffè Vergnano e distribuirà il prodotto fuori dall'Italia. L'accordo tra la multinazionale americana e l'azienda torinese prevede che alla prima venga ceduto dalla seconda il 30% del capitale, ma che la governance, cioè la guida operativa dell'impresa, resti nelle mani della famiglia che è alla guida da 135 anni. Lo riferisce una nota riportata dalle agenzie di stampa, dove si precisa anche che l'intesa non avrà impatti sul mercato italiano né sul piano strategico né su quello distributivo. L'obiettivo è posizionare il marchio Caffè Vergnano nel segmento premium all'interno dell'offerta globale di Coca-Cola HBC, scrive Lancronos, e di trarre beneficio dalla rete del grande gruppo di bevande per l'espansione commerciale. I dettagli finanziari dell'accordo non sono stati divulgati. Siamo grati per la fiducia riposta in noi dalla famiglia Vergnano e siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono con questo fantastico marchio, ha detto Zoran Bogdanovic, CEO di Coca-Cola HBC. Con Caffè Vergnano abbiamo la possibilità di costruire un portafoglio completo di caffè capace di soddisfare le diverse preferenze dei consumatori, aggiunge. Restiamo rispettosi dei 140 anni di storia dell'azienda e della dedizione e passione delle quattro generazioni che hanno creato un marchio di caffè così ricco e rinomato, sinonimo dell'autentica esperienza del caffè italiano. Il nostro investimento in Caffè Vergnano è allineato con The Coca-Cola Company poiché abbiamo lavorato insieme su questa opportunità.